Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video a grandissima, perché veramente me l'avete detto un sacco di volte, a grandissima richiesta tornano le valutazioni degli account. Sì, tanto è il format che vi piace, volete farvi valutare, è iniziata l'estate e è arrivato il momento di prendere il 4, così l'avete preso sia a scuola che da me. Prima di iniziare vi ricordo che il codice PlayerD vi aspetta sempre in fondo allo shop. Eccolo qua, like e iscrizione. E poi piccola precisazione, le valutazioni ovviamente sono fatte secondo il mio metro di paragone, perché le faccio io, di conseguenza se non vi sta bene andate a farvi valutare da qualcun altro, sembra tipo, non lo so, un concorso. Però diciamo che più o meno in linea di massima, col fatto che hanno cambiato il cammino trofei, si va all'incirca sulle 60.000 coppe, più o meno la sufficienza. Poi bisogna vedere i rank, le win in SD, in 3v3, varie cose. La cosa che invece aggiungerò per la prima volta, perché l'hanno messa da poco, è che vi guarderò a ognuno di voi quando vi è stato creato l'account. Non si sa mai, mi esca qualcuno che ha degli account incredibili. Mi raccomando, se avete il pin degli Star Drop, flexatemelo, perché vi ricordo che un paio di video fa, di valutazioni, mi era entrato un ragazzo col famoso pin degli Star Drop, quello con le ali, clamoroso. Se avete qualcosa di raro, nel dubbio, flexatemelo. Occhio, perché vi guarda anche l'estetica del profilo, nel dubbio. Allora, ovviamente tutto fatto in live, trovate il link in descrizione. Il più veloce è stato Miguel, lui sarà quello che aprirà il primo video. Allora, buon Miguel, partiamo subito. 40.000 coppe, ok. 16.000 win però, attenzione. Le win sono già tante, perché vi assicuro che 16.000 win, 16.700 win, non so se ce l'avranno in tanti di quelli che entreranno. SD pochissimo, ha fatto MIT 2, perciò ranked un po' così. Vediamo un po'. Account creato nel 2019, perciò onesto, molto onesto. Poi ci guardiamo i brawler. Brawler non dovrebbe esserci rank 30, o almeno mi sembra. Anche se ormai ogni valutazione, ragazzi, la questione peggiora, perché ormai li nascondete questi rank 30. C'è chi fa le challenge, fa rank 30 e poi lo porta a 0 coppe. È diventato difficilissimo. Prima i rank 30 erano sempre quelli più in alto, adesso sono sempre un casino trovarli. Però vabbè, allora, non ha rank 30, non ha rank incredibili, si è impegnato sicuramente, sta pushando, li sta facendo piano piano tutti al 25. Allora, diciamo che come fascia, se 60.000 coppe 6, 50.000 coppe 5, lui con 40.000 coppe più o meno dovrebbe essere 4, però le sue win sono molto di più della media. E questo glielo diamo come buono, non ha rank 30, però il 4+ di incoraggiamento, che poi andrà a migliorare piano piano. Bellino anche il profilo, tutto a tema un po' Dynamite, con quest'icona, no? Con sta bacchetta con la faccia del primo, molto carino. Abbiamo un Mr. P, vabbè, questa palesemente sviolinata. Ci piace il Mr. P. Allora, questo è un account molto fresco. Questo è un account molto fresco, vabbè, creato nel 2022, ok, questa funzione è utilissima. Perciò questo è un account con probabilmente potrebbe non avere nemmeno 2 anni, potenzialmente. Perciò, insomma, bello bello fresco, lo guardiamo per rispetto. Però attenzione, questo è mio fratello, di sangue proprio. Ha portato Mr. P rank al tier 28, bellissimo. E poi vabbè, tutti gli altri sotto, ok. Allora, io ovviamente avevo detto, l'ho detto prima di fare la rec del video, perciò l'ha sentito solo chi era in live, che il minore dei voti sarebbe stato 3, perciò la fascia delle 30.000 coppe. Lui però, non gli posso dare 3, mi ha portato un Mr. P a 850, è stato cattivissimo. Oltretutto con un account super fresco, si è già fatto un brawler a 850, molto bravo. E questo gli diamo 3,5 di incoraggiamento, perché è sulla strada giusta. Cioè sicuramente lui, se insiste un pochino, da qualche parte il rank 30 probabilmente gli esce. Oltretutto dovrebbe averlo fatto anche in 3v3, per essere partito da 1,5 anni, ci sta. Allora, abbiamo Ultra Prime. Ultra Prime con 48.300 coppe, anche lui un buon numero di win, quasi 15.000. Ok, vediamo il suo account, è stato creato nel 2021, perciò tutti account abbastanza recenti per ora, a parte il ragazzo del 2019. Allora, oh, il primo rank 30. Attenzione, perché di rank 30 non ne ha solo uno, ma ne ha 2. I livelli un po' sono un problema, vedo, che c'è un po' di difficoltà, sono tanti livelli 7. Sicuramente è un ragazzo che preferisce i tank. Vedo Buzz, vedo Fang, vedo Bull, Meg, Bibi, sono tutti lì, eh? Sono tutti tank, c'è, vabbè, Frank per forza. C'è un po' un qualche misto, c'è una Melody Cappare, un Colt, un Chuck, un Larry, un po' tutti così, però diciamo che sicuramente uno che gioca i tank. Però, allora, 2 rank 30, quasi 15.000 win, è sul 5, diciamo nella fascia, gliel'abboniamo che è sul 5, quasi 50.000 coppe le ha.
con 2 rank 30, questo dai, quasi 6. Ci si avvicina abbastanza. Facciamo 5 più, dai. Non ci allarghiamo troppo, se no sembro troppo bravo. Sembro il professore. Il professore quello gentile, no. Sono quello cattivo. 5 più, c'è quasi. Edo con 30.000 coppe, 4.000 win. Anche questo mi sa... Ah, attenzione, però questo è un account vecchio, 2019, che mi sa è rimasto un po' lì. Uno che magari ci ha pensato e poi è tornato. Tanti livelli 9, 10... E rank 30 non ne abbiamo. E poi c'è un tentativo di recuperare, però i brawler nuovi sono rimasti un po' indietro. Anche quelli un po' meno nuovi sono rimasti un po' indietro. Vabbè, loro ragazzi, loro i punti sono difficili da farmare. Per questo vi consiglio di prendere il pass col codice PLAYERD. Detto questo, comunque i suoi rank 25 l'ha fatti. Però, Bonedo, quanto vuoi che ti dia mai? La fascia è quella minima. E c'hai sto pentolone che penso sia, no, quello di Lollo. Il pentolone da tutte le parti. E con una Piper main, che poi scusate, Piper main, ah, ce l'ha 26, ok, ci sta. Si è fatto anche, ah, Raffa 27, non l'avevo notato. Quanto potrò mai dargli? Toh, sempre perché è 3 più. Più di quello non possiamo andare, Edo. Sicuramente, prossima volta che entrerai, farai sicuramente di meglio. Abbiamo Thor, che giustamente mi entra con BB Thor. Perfetto, già... un punto in più. Allora, praticamente 40.000 coppe, 39.100, con 7.900 win, non male. SD Poke ha fatto record MIT3, guardiamo il suo account, è del 2019, un altro account discretamente vecchio. Giustamente, Main Bibi, Thor, cos'è? Fatto al 30, di parola, penso sia l'unico. Ok, praticamente ha puntato tutto su Bibi. In realtà non ha fatto nemmeno così male, perché comunque Bibi con l'hypercharge è veramente forte. Poi si è fatto Jeki a 900, anche lui uno che direi che si capisce cosa gioca. Sono tutti tank, o più o meno tank. C'è Fang, Buzz, Jeki, Bibi, Edgar, Sam pure, che non lo usano in tanti, lui usa Sam. Bull, sono tutti lì, eh. Giusto per prima è rimasto un po' più indietro, ma c'ha tutti i tank. E Frank? Frank era rimasto indietro, che non è tanto livellato. Però vabbè, il buon Thor qua, con quasi 40.000 coppe, potrebbe essere un 4. Però gli dobbiamo dare un po' di più per il rank 30, un po' di boost. Un 4,5 se lo merita. Abbiamo Peric. Peric, direi uno degli abitué delle live. Lo salutiamo. Allora, 60.000 coppe, oh, spaccate praticamente. Appena fatte, fresche fresche. Con 7.500 win e... oddio, in SD però tantine, eh? Attenzione, che qua andiamo sulle 5.000 win in SD con 7.500 in 3v3. Aia, il record era un passo dal master, ma non è andato, peccato. Sarà per la prossima. E qua vediamo che abbiamo un Mr. P nella top 4. Ma non abbiamo rank 30. Ha sbloccato anche Barry, ce l'ha maxato, perciò ha preso l'accesso anticipato. Lui l'ha preso col codice PLAYERD, mi raccomando fatelo anche voi. Vabbè, è un bel account, però giustamente l'età 2019. Ok, mi dimenticavo. Mi tocca darti 6 meno. Ci siamo quasi, le coppe ci sono, le win anche. Bisogna aumentare le win in 3v3, bisogna farsi questo primo rank 30. O il primo rank 30 o il master da qualche parte. E lì è 5, questo qui non è 5,75, è 5,85. Cioè proprio siamo quasi. Mandarino benvenuto. Bellissimo club IGX Ricky. Ah, i Ricci, scusate. Il suo brawler preferito Max. Così, dal nulla, 3 rank 30. Mandarino, il dominatore della ladder. Account 2020. Quasi anche lui a leggenda 3 ci è arrivato. 6480 win in 3v3. Non tantissime in solo. Cioè in SD in generale. Però quei 3 rank 30 ti boostano, eh. Poi se l'avrà fatti in SD, non l'avrà fatti in SD, a noi quello ci frega poco. Però la fascia era quella bassa, era quella del 3. Però anche a lui non gli possiamo dare 3. Ha fatto 3 rank 30, ha fatto quasi master, bisogna dargli un po' di più. Addirittura 4? Ma sì, scavalliamo un voto. Account anche abbastanza recente, 4 anni. Sicuramente sta andando molto bene. Allora, il buon Gabri, 50.000 coppe, 10.000 win, arrotondiamo a 3.000 in SD. Leggenda 1, e qua sono 4 i rank 30. E allora anche Gabri ci si avvicina, eh? Anche Gabri è un altro che ci va vicino. E questo 4 rank 30, ah, l'account, oh, l'account 2018. Aspettate, è come me 2018? Sì, hai capito Gabri? Gabri Bro Stars lo frequenta da un po'. E allora a Gabri gli diamo, qua siamo davvero vicini. Qua siamo a 5,5. Le coppe ne manca un po', però ranked ci stiamo avvicinando. Le win più o meno ci siamo. Dai,
5 e mezzo. Attenzione Andre. Oh, Andre qua però alza l'asticella. Andre fa vedere che è enorme. 70.000 coppe, 30.000 win. Però, signor Andre, lei mi arriva con quasi 8.000 win in SD. Malissimo, Andre. Sapete che quello, ragazzi, ve lo ripeto, fino alla fine le valutazioni sono fatte secondo la mia opinione e diciamo che non è che veda benissimo, no? 8.000 win in SD sono abbastanza. Però lui ci porta anche un master, ci porta anche un buon numero di rank 30, decisamente un buon numero di rank 30. Sicuramente Andrea Brawl Stars ci gioca, c'ha anche l'account discretamente livellato. Penso che il minimo sia a livello 10. C'è sicuramente Andre nel suo percorso, il codice Blade Deal l'ha sicuramente usato per pass e cose varie. Abbiamo detto 60.000 e il 6, il buon Andre è qua, almeno 7. 7, non posso darti tanto di più perché quelle win in SD sono veramente tante, anche se in 3v3 ne hai 30.800, non lo mettiamo in dubbio, però 8.000 non sono poche. Io direi... vediamo un po' i rank, qua erano tutti 30. Ah, Larry Lowry 34, beh, questa era... perché ha provato a sfruttare l'Harry Lowry, ha fatto benissimo. Fatto benissimo, peccato che non è entrato il 35. Magari... no, 8 è troppo. 8 decisamente troppo. 7 più secondo me va bene, perché 70.000 ce l'ha precise. Non ha 35, non ha cose incredibili. Il Master sicuramente uno come lui lo fa abbastanza velocemente. 7 più, dai.